Il secondo contributo di martedì mattina è venuto invece dal vescovo di Albano, Monsignor Marcello Semeraro, una riflessione più teologico e pastorale. Monsignor Semeraro ha inquadrato la questione della formazione alla fede degli adulti nell'ambito degli orientamenti dell'Episcopato italiano per il decennio Educare alla vita buona del Vangelo. La fede, dice Monsignor Semeraro, non è una teoria, ma soprattutto una relazione personale con Gesù in comunione con la Chiesa. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato in proposito il vescovo di Albano. È non soltanto importante, ma direi ormai dopo oltre 40 anni una scelta obbligata. Già il documento di base ci indicava questa priorità e quindi giungervi dopo alcuni decenni significa, lo spero, veramente una consapevolezza maturata. Noi siamo abituati, ma anche da un'antica tradizione che affonda nei secoli la sua esperienza, siamo abituati ad una catechesi che comincia con il bambino, lo accompagna e lo accompagna anche attraverso percorsi che hanno come obiettivi la celebrazione di alcuni sacramenti specifici. È un percorso che ha la sua validità nella storia della Chiesa. Tuttavia oggi i mutati scenari ci chiedono di prendere sul serio quella che però già dal principio e anche nel progetto dei catechismi per la vita cristiana della Chiesa in Italia era già chiaro, cioè il modello della catechesi è la catechesi agli adulti. Direi quello che è. Vorrei, sono qui a Bologna e usare una terminologia scolastica, quello che di fatto è stato più o meno l'ultimus in esecuzione, il catechismo per gli adulti è il catechismo che è arrivato come stampa più tardi, è in realtà non soltanto il primus in intenzione, ma adesso deve essere anche il primo nella operazione.